Amici Bike Club, oggi parleremo di come si fa la laticizzazione di una ruota da mountain bike. Vi do due suggerimenti. Uno, fatelo fare a un professionista. Due, proteggete sempre occhi e mani se lo volete fare voi. Seguitemi in officina. Siamo al Bike Club di Sportler in compagnia di Andrea, meccanico qui al negozio, e oggi ci occuperemo di laticizzazione di una ruota da mountain bike. In cosa consiste questo lavoro? Si tratta semplicemente di andare a rimuovere la camera d'aria e sostituirla con del nastro sigillante. All'interno metteremo del liquido, questo per rendere la ruota imperforabile ai piccoli tagli. Piccoli tagli si intende un massimo di 5 mm. Ho capito, quindi io osserverò molto volentieri il tuo lavoro perché io non l'ho mai fatto. L'unica cosa che posso aiutarti è smontare la ruota, che questo lo so fare, e poi seguirò da vicino il tuo lavoro. Che attrezzi servono per questa laticizzazione? Ecco, intanto io ti do la tua ruota. Ok, gli strumenti che utilizzerò oggi sono il nastro sigillante, delle valvole tubeless, il liquido sigillante con l'apposita cannuccia e dei cacciagomme per rimuovere il copertone. Ok, quindi poche cose ma giuste. Qual è la prima fase adesso? Chiaramente la prima fase bisogna andare a rimuovere la camera d'aria, rimuovere il copertone per poi lavorare sul cerchio. In questo caso utilizzi il nastro, che non è un nastro normale. È un nastro altamente resistente. Per sigillare un liquido. Ok. Partirò due nipple prima della valvola. Sì. Quindi qui ho la valvola, io partirò almeno da qua. Sì. Farò un giro completo e finirò due nipple successivamente alla valvola. Questo per avere un margine superiore di tenuta. Quindi questa manovra qui mi sembra abbastanza semplice, anche da fare a casa, ecco. O secondo te è sconsigliabile farlo in casa, una manovra del genere? È un lavoro che richiede una certa pratica. E precisione. Precisione, chiaramente. Non è così scontato il risultato finale. Ho capito. Perché il rischio qual è? Il rischio è che il nastro non tenga bene e quindi sì, si abbia delle perdite d'aria dai nipple. Ho capito. Ti lascio proseguire perché vedo che è un lavoro di precisione, non ti voglio distrarre. Quindi vediamo che il nastro va proprio ad aderire precisamente sul cerchio. La gola del cerchio, chiaramente il nastro va tensionato. Di questi nastri ce n'è di vari tipi, anche come larghezza. Sì, la larghezza cambia chiaramente in base alla larghezza del cerchio. Del cerchio. Come dicevi prima, vai oltre, così ti assicuri che esatto, venga sovrapposto, si attacca perfettamente. Una volta tagliato, qual è la fase successiva che dopo ci farai vedere? La fase successiva consiste nel montare il copertone
Quindi se vuoi, se vogliamo far vedere proprio come è venuto il lavoro, lo fai aderire perfettamente. Esatto. Quindi non è un lavoro facile da fare in casa, eh? Direi bene. Possiamo far vedere come è venuto. Direi buon lavoro. Bravo. A questo punto andiamo a mettere la valvola. Questa è la sede della valvola, la segneremo leggermente con la forbice. Giusto un puntino. Giusto un puntino. E andiamo a inserire la valvola. La chiudi con questa rondella sul filetto della valvola, esatto. Giusto? Esatto, gli do la pressione. A questo punto andiamo a mettere il copertone. Il copertone, giusto? Il copertone logicamente ha un verso, giusto? Un senso di marcia che dovremo rispettare. Controllo bene così non sbagliamo. Perfetto. Sì, questa è una fase abbastanza facile perché sono abbastanza morbidi questi copertoni, giusto? Sono copertoni assolutamente morbidi. In questa fase va a inserire quasi tutto il copertone, come che ci fosse già una camera d'aria dentro, giusto? Esatto. Lo fai aderire bene. E che cosa fai in questa fase? A questo punto mi fermo, lascio questo labbro aperto, dove poi andrò a inserire il lattice. Quanto lattice va versato in una gomma da mountain bike? In questo caso è un cerchio da 29? Questo è un 29 per 2.25, in questo caso un 60 ml di lattice. Ok. Chiaramente al suo interno il lattice poi andrà a tappare tutti i piccoli buchi. Ho capito. Il liquido viene semplicemente versato all'interno, controlliamo, guardiamo bene. Okay. E a questo punto? A questo punto vado a chiudere il copertone. Dico che nel frattempo scorrerà già all'interno, giusto? Giusto. La prossima operazione, quindi direi che siamo quasi in via d'arrivo. Siamo a buon punto, la prossima operazione consiste nell'andare a fare spallare il pneumatico lungo i bordi del cerchio. Ok, andiamo a gonfiare col compressore. Quindi in questo caso vedo che esce un po' di liquido. Ok. In questo caso va a stallonare, giusto? Questo è il gergo utilizzato. Esatto. Il suono che avete sentito è chiaramente il copertone che stallona. Mi assicurerò che abbia stallonato da tutti e due i lati seguendo questo anello. Ok. Quindi guardiamo che è venuto bene. Da questa parte mi sembra che vada bene. Quindi una volta che in poche parole ha stallonato il copertone è nella sua sede ottimale. È nella sua sede. A questo punto posso rimuovere la ruota e sì, andrò a farla rimbalzare per distribuire al meglio il liquido al suo interno.
È meglio utilizzarla subito la bici in modo che il liquido aderisca o è meglio lasciarlo riposare? È meglio usarla subito per permettere al liquido di spalmarsi al meglio sui fianchi del copertone. Quindi questa è una manovra che fai facendo finta di fare un giro in bici, dopo eventualmente la montiamo e facciamo veramente un giro, ti fermo e quindi qui non c'è nessuna perdita, io vedo. Ruota gonfia. Il lavoro perfetto. È stato... un ottimo lavoro. Ma una lavorazione del genere te lo consiglio logicamente per le forature, giusto? Ogni 3 mesi mi dici che il liquido va cambiato. Ogni 3 mesi sarebbe bene aggiungere un po' di liquido per mantenerlo in vita. Questo appunto aiuta sia nella prevenzione delle forature sia appunto nel fatto di avere una bici tubeless, quindi con una pressione d'aria minore rispetto a una camera d'aria. Per aggiungere devo riaprire il copertone o c'è un altro metodo? Per riaggiungere io posso andare con un'apposita chiave a svitare la valvola. Sì. Ok. E da lì posso entrare direttamente col mio dispenser. Ok, il processo di lavorazione direi che è andato a buon fine. Cosa ne pensi tu? Sì, abbiamo convertito finalmente questo cerchio in tubeless, adesso puoi utilizzare la tua bici col liquido. Perfetto, io ti ringrazio Andrea. Per oggi è tutto, arrivederci al prossimo Bike Lab da Matteo.